destroying the most enemy grinders in 15 minutes. Il gioco di cui parleremo oggi ha una storia relativamente lunga in relazione al breve vissuto della realtà virtuale. Vox Machine era infatti saldamente in cima alla classifica delle applicazioni più scaricate su Oculus Share, piattaforma di condivisione gratuita nell'epoca dei kit di sviluppo prima dell'acquisizione da parte di Facebook. Sicuramente altri tempi, ma la cabina di controllo virtuale, l'imponente senso di scale e l'azzeccato utilizzo del pad unitamente al puntamento via casco rappresentavano il fiore all'occhiello di quella generazione priva di controller di movimento e ampio tracciamento. Si temeva che il progetto fosse stato abbandonato a causa dei 2 anni di silenzio, ma a inizio 2018 gli sviluppatori sono tornati a farsi sentire annunciando la pubblicazione entro l'anno. Il titolo si presenta quale multigiocatore competitivo per 16 unità, utilizzabile sia su server remoti con crossplay tra tutte le piattaforme VR per computer e la fruizione via monitor, sia con server locali per il gioco in LAN. Cosa non scontata, considerando il debole standard a cui siamo abituati, Vox Machine riempirà automaticamente i posti vacanti con bot, sarà quindi possibile entrare in partita in qualsiasi momento, senza dover attendere l'arrivo di altri utenti. Ci sono 5 classi di mech con diverse caratteristiche e una dotazione di armamenti configurabili. Al momento manca sia un sistema di ranking che qualsivoglia crescita del personaggio, aspetti che ci auguriamo di vedere introdotti durante l'accesso anticipato assieme a una più ampia gamma di personalizzazioni. Sul lato pubblico sono già presenti server europei e statunitensi, che durante il nostro test hanno mostrato una buona reattività, anche se avendoci giocato prima del lancio non abbiamo potuto sperimentare la stabilità a pieno carico. Tecnicamente Vox Machine è cresciuto parecchio dai tempi della sua demo, raggiungendo un dettaglio rispettabile che si fa apprezzare negli ottimi scenari, nell'illuminazione e nel senso delle proporzioni complessivo. Mech e abitacoli sono invece solo discreti, migliori delle produzioni VR medie, ma meno coreografici di quanto visto ad esempio in Archangel. Non dimentichiamo tuttavia che si parla di un titolo che vedrà almeno 6 ulteriori mesi di sviluppo prima del lancio ufficiale, quindi è possibile che la cosmesi subisca ulteriori affinamenti. Sul lato ludico, i mech sono sufficientemente differenziati tra loro, ma considerando la stazza, anche i più agili risultano relativamente impacciati, quindi lo scontro difficilmente punterà sulla frenesia e tenderà anzi a creare delle guerre di posizioni nei punti nevralgici della mappa. I bot sono risultati prevedibili nei movimenti e poco vari. Avendo noi provato il titolo prima del lancio, i giocatori umani erano sporadici e facevano comunque poca differenza visto l'alto numero di unità in campo, quindi non possiamo stilare un giudizio definitivo se non rimarcare che il successo sarà legato a doppio filo con la base di utenti che riuscirà ad attrarre. Vox Machine unisce al buon sistema di controllo via pad utilizzato nella demo un'efficace plancia virtuale con joystick e comandi azionabili con le mani, similmente a quanto visto in Vertical Takeoff and Landing o in L.A. Noire. Su Vive risulta leggermente meno comodo in quanto il titolo richiede la pressione continua del tasto grip, ma il risultato è di grande effetto, contribuendo in modo sostanziale all'immedesimazione del pilota. Meno buona invece la navigazione nei vari menu, visto che è fin troppo facile azionare tasti non voluti sfiorandoli. Qualche problema anche nel movimento, gli scenari sono densi di formazioni rocciose e capiterà di rimanere impigliati anche se potrete sempre divincolarvi grazie ai razzi di manovra. Il genere dei simulatori di mech per realtà virtuale ha un enorme potenziale, ma a tutt'oggi manca un vero dominatore, in quanto i titoli differenti emergono nell'uno o nell'altro aspetto, mancando però di una visione d'insieme. Vox Machine fa un buon lavoro, ma spreca un prezioso avviamento, arrivando a ben 4 anni dalla demo in un mercato ormai cresciuto. C'è sicuramente posto per una produzione simile, ma, come molti altri titoli multiplayer, dovrà sgomitare non poco per garantirsi una solida base di giocatori che ne consente la sopravvivenza.